Benvenuti amici di Android Blog ad un confronto un po' particolare. Eh sì, perché anche smartphone emergenti come Wiko Huawei possono permettersi un confronto contro top di gamma affermati come LG G2, soprattutto dopo che quest'ultimo ha subito molta svalutazione nell'ultimo periodo. Il risultato non è così scontato come si può pensare. Eccoci dunque a parlare delle differenze principali tra questi due smartphone. Parliamo di materiali ed ergonomia. Sì, il Wiko è più grande, come potete vedere, io ve li avvicino anche in questa maniera, però è anche più sottile e di materiali migliori. Ecco, devo dire che come materiali non c'è paragone. Quelli del Wiko sono decisamente migliori. Ve li sovrappongo anche per farvi vedere le differenze di dimensioni. Come larghezza siamo veramente lì, come lunghezza il Wiko è più grande, nonostante il display del G2 sia un 5.2 pollici contro i 5 pollici del Wiko. Anche a livello di display possiamo vedere qui come il display non sia proprio a filo filo con il vetro, cosa che invece è su LG G2. La luminosità del display va ancora a appannaggio di G2 e adesso sono impostati tutti e due alla luminosità massima. Sotto la luce del sole si vede meglio G2. Ergonomia quindi generale migliore su G2 con cornici davvero ottimizzate, ma comunque non è male neanche sul Wiko. Autonomia molto molto a vantaggio di G2, qui non c'è paragone. Con G2 si fa un giorno e mezzo, con Wiko con lo stesso uso si fa mezza giornata, nonostante il risparmio energetico che troviamo qui, che adesso vado a disattivare. Intanto vi invito a vedervi le rispettive recensioni per tutte le differenze di caratteristiche tecniche e dimensionali fra i due dispositivi, e noi andiamo avanti a farvi vedere, siccome parlavamo di display, andare a testare proprio il display. Andiamo a prendere la nostra applicazione di test che troviamo qui su G2, che troviamo qui sulla home sul Wiko. Ecco fatto, vi metto i due smartphone vicini, anzi giriamoli in verticale così occupiamo meno spazio. Qui la banda cromatica, alziamo la luminosità per entrambi, vi posso far vedere, si vede anche da qui la differenza di luminosità fra i due smartphone. Angoli di visione che sono paragonabili, si vedono bene tutte e due. Di taglio perdono un po' tutte e due, ma forse perde un pochettino di più il G2 di taglio rispetto al Wiko. Angoli forse migliori sul Wiko, e in tutto il resto è migliore il display di G2. Come vi stavo dicendo, adesso parliamo di parte telefonica. Parte telefonica, altra sorpresa, migliore su Wiko. Migliore in ricezione, migliore in qualità audio dalla capsula, migliore in qualità audio dal viva voce che andiamo ad ascoltare. Proviamo a chiamare da questa parte il 155 e alzare la voce e il volume. Ok, proviamo a fare la stessa cosa sul Wiko. Ecco fatto, viva voce. Ok, viva voce potente su entrambi gli smartphone, diciamo che su Wiko il suono è più bello e più corposo. Adesso qui WhatsApp per un po' ci notificherà che dobbiamo verificare l'account in quanto è installato su un altro smartphone. Parliamo ora di SMS e tastiera. Apriamo la gestione degli SMS su tutte e due gli smartphone. Vedete tanto la differenza di interfaccia. Ora rimetto la tastiera standard di LG sul G2. Dovrebbe già essere impostata quella standard di Android su sul Wiko. Vi dico che tutte e due sono complete e funzionano molto bene a livello di testo, che adesso non sto a ripetere, ma comunque vanno bene. Intanto altre differenze: tasti a schermo personalizzabili su G2, tasti su cornice, retroilluminati debolmente sul Wiko.
Parliamo ora di parte mail. Parte mail che, scusate, sono tornato negli SMS. Parte mail che vede, se riesco ad aprirla qua sul G2. Eccoci entrati sulla stessa email su entrambi gli smartphone, ma come potete vedere il client di LG permette un pinch out, cosa che sul Wiko non si può fare, anche perché LG è aggiornato ad Android 4.4.2, ma era presente comunque nelle versioni precedenti. Client mail quindi stavolta appannaggio di LG G2. Torniamo alla home su entrambi i dispositivi e vi vado a parlare di browser web. Browser web che vede una netta superiorità di LG G2, purtroppo. Andiamo sul Corriere, che qua si è già caricato, qui lo facciamo caricare, e non vi faccio vedere il nostro sito di androidblog.it perché sul Wiko continua ad avere qualche problemi. Siamo in teoria collegati sotto la stessa rete wifi, stiamo a vedere già la differenza dei tempi di caricamento, ma potete contare anche la priorità che il router dà su entrambi i telefoni. Intanto vi comincio a mostrare come su LG G2 si possa scorrere e muoverci anche durante il caricamento, ovviamente smentito in diretta come al solito. Ha ricaricato la pagina, qui andiamo a riaccendere il display e a richiedere la versione desktop del Corriere. Adesso non è facile destreggiarsi con due smartphone che hanno i tasti messi in questo caso in posizioni diverse. Comunque qui il Corriere si è praticamente caricato, non abbiamo problemi di scroll né di pinch e pan all'interno del sito nonostante sia pesante. Qui si deve ancora caricare, ha dato anche qualche piccoli errori, ma contate che può essere il router davvero E comunque la navigazione sul Corriere, che è buona ma comunque è inferiore rispetto a quella di G2. E torniamo alla home su tutte e due gli smartphone e vi parlo di camera. E camera frontale assolutamente appannaggio di Wiko, veramente incredibile la camera di Wiko. E se vi piacciono i selfie, questo è il telefono che fa per voi. Vi apro comunque le relative interfacce della fotocamera per farvi vedere come sono differenti fuoco a 9 punti di fuoco per quanto riguarda LG G2. Mamma mia, WhatsApp quanto sei noioso. E scatto veloce e stabilizzatore ottico su G2, qua i modi di uso e le varie impostazioni per le foto, qui le impostazioni per i video e i vari modi d'uso dei video. Ora parliamo di Wiko, che comunque trova un'ottima parte fotografica anche a livello anche su questo smartphone. Qui le impostazioni li ho mostrate più esaurientemente nella prova, qui quelle foto e qui quelle video. E comunque sia, due camere che sono davvero ottime. Quella di Wiko è forse meglio nelle foto diurne, perde nella notturna a causa del flash poco potente e purtroppo richiede di tenere molto fermo lo smartphone per fare una bella foto. Sulla frontale invece assolutamente migliore quella di Wiko. E per quanto riguarda i risultati di questi scatti, entriamo nelle gallerie da entrambi i modelli e vi faccio vedere come abbiamo tentato di fare la stessa foto su entrambi gli smartphone. Qui i risultati, ecco, sono assolutamente belle tutte e due, assolutamente. Sul diurno abbiamo risultati assolutamente paragonabili. Qui la macro su LG G2 e qui su Wiko, assolutamente belle entrambi. La camera all'interno, qui nelle zone buie potete vedere un pochino di rumore video. Andiamo a vedere se riusciamo a trovare la stessa foto anche sul G2. Sì, eccola qua. Tanto avete visto anche la velocità di galleria, stesso rumore video, in realtà davvero poco cambia. Due ottime fotocamera, lo stabilizzatore video e lo stabilizzatore ottico aiuta negli scatti su
G2. Per quanto riguarda la lettura dei file multimediali, parlo dei nostri video di test, vi dico, non vi faccio perdere ulteriore tempo, che leggono tutti i formati, tutti e due, senza problemi, ma con l'GG2 che riesce a riprodurre l'audio AC3 del nostro DVX, quindi trova dei codec migliori rispetto a quelli installati sui Mediatek o comunque su questo Wiko in generale. Parliamo ora di gaming. Snapdragon 800, GPU Adreno 330 su LGG2, Mediatek Octa-Core con GPU Mali 450 su Wiko Highway. Andiamo ad aprire lo stesso gioco e vediamo quanto ci mettono come tempi di caricamento. Tanto qui potete vedere la differenza dei display. Belli entrambi, forse colori un pochettino più carichi sul Wiko addirittura. È partito prima Wiko, sorpresa sorpresa. Adesso vi abbasso completamente il menu su G2, tengo relativamente alto quello sul Wiko. E partiamo. Tanto vi dico che sta scaldando davvero tanto qua nella parte posteriore del Wiko. Assolutamente nessun problema. Adesso passiamo a LGG2. Mamma mia, sarà un confronto piuttosto duro. Andiamo a prendere una gara di quelle un po' pesanti come questa e iniziamo la gara e vi alzo il volume anche in questo caso. Tanto arrivano notifiche e possiamo vedere come il telefono non soffre di rallentamenti. Scalda molto meno l'LGG2 in questo caso. Chissà se WhatsApp ci riuscirà a far fare una prova gaming prima di schiantarlo a terra. Aspettiamo ancora un attimo di caricamento, vediamo se ci riesce, se no ricominceremo. Non so come mai da questi problemi LGG2, intanto vi faccio vedere come spariscano i tasti a causa dell'immersive mode. Io adesso uscirei un attimo perché probabilmente c'è qualche problema. Il bello della diretta, vi devo dire che LGG2 non ha mai dato questi problemi. E andiamo a vedere se riusciamo a rientrare nel gioco, liberiamo un po' di RAM e proviamo a rientrare nel gioco. Vi taglierò un pezzettino perché i tempi di caricamento l'abbiamo già visto in precedenza e ci vediamo direttamente al gioco. Ok, rieccoci sul gioco e svelato l'arcano, aveva qualche mega da scaricare LGG2 di cui non ci eravamo accorti, ma partiamo subito. Tanto cambio visuale, rimetto quella interna anche nel caso di LGG2. Ok, usciamo dall'immersive mode e usciamo dal gioco e vi dico che il gioco gira in generale meglio su LGG2, ma comunque è assolutamente buona l'esperienza di gioco su entrambi i dispositivi. Vi parlo ora di personalizzazioni software, andiamo a vedere come siano diversi gli approcci software di questi due smartphone. Qui le impostazioni di Wiko con la bellissima gestione dual SIM, che adesso c'è una SIM sola perché l'altra è sul G2. Qui la visualizzazione a tab delle impostazioni su LG G2, qua le impostazioni di sistema, scusate, dovevo scriccare su impostazioni del software di LGG2, come possiamo vedere ultima versione di Android 4.2.2 sulla versione del Wiko. Abbiamo a disposizione il taglio di memoria da 16 GB per entrambi i modelli, questo G2 nello specifico è da 32, ma per entrambi i 16 GB nel caso del modello del 16 GB non sono espandibili. E la gestione della home su G2 è fatta a questa maniera, mentre è quella più standard di Android per quanto riguarda il Wiko. Qui il drawer, anche qui impostato diversamente, tutta l'interfaccia personalizzata da LG
su il suo G2 e molta meno personalizzazione su Wiko. Per quanto riguarda velocità e fluidità, devo dire che qui vince G2 e manca un pelo di ottimizzazione nell'interfaccia di Wiko in generale, nonostante, come abbiamo visto nei giochi, la potenza ci sia. Continuando a parlare di impostazioni, vi mostro qualche piccola personalizzazione fatta su LG per quanto riguarda l'uso con una mano per poter utilizzare lo smartphone, cosa che troviamo solo nella tastiera touchpad di Wiko, e vi mostro come vi sia lo slide aside e vi siano tante personalizzazioni anche per quanto riguarda LG, per quanto riguarda funzioni smart come quella per lo smart screen o lo smart video. Per quanto riguarda le funzioni smart su Wiko invece abbiamo quelle che loro chiamano smart gesture, che servono per comandare diverse funzioni dello smartphone tramite il sensore, però davvero comodo il doppio tap per bloccare e sbloccare lo smartphone su LG G2, cosa che Wiko non ha. Personalizzazioni quindi per certi versi migliori su Wiko, se vi piacciono le gesture senza toccare lo smartphone, per alcuni versi più smart su LG G2 perché sono quelle che davvero servono. Parliamo ora di musica, andiamo ad aprire la stessa canzone su entrambi i modelli e sentiamo come si sente prima su LG G2. E poi andiamola a prendere sul Wiko per vedere come si sente. Qui la riproduzione musicale e via. Riniziamo un attimo. Suono potente su entrambi i modelli, ma in realtà migliore sul Wiko. Cosa dire quindi come conclusione finale di questo confronto? Allora, fluidità generale, navigazione web e email, comunque tutte le funzioni smart trovano comunque migliorie su LG G2 rispetto al Wiko. Camere paragonabile in entrambi i modelli, quella frontale di Wiko superiore. E potenza generale ancora appannaggio di G2, nonostante gli 8 core, questo MediaTek ancora qualcosa soffre rispetto al resto della concorrenza. E troviamo poi un'autonomia notevolmente maggiore su G2, qua davvero non c'è paragone, ma troviamo materiali assolutamente migliori sul Wiko. Anche il Touch and Feel sembra di avere un dispositivo di fascia ben più alta rispetto anche solo a G2, dove però troviamo una migliore ottimizzazione dimensionale per quanto riguarda l'ergonomia, visto comunque il display più ampio, display che comunque è appannaggio di G2 tutto considerato. Ma la parte telefonica, la ricezione e comunque l'audio in generale, sia dal viva voce che dalla capsula auricolare, vanno appannaggio di Wiko. Prezzo molto simile, online si trova ormai il G2 sui 380€, 390€ in versione 16 GB, 349 per quanto riguarda Wiko. Speriamo in ulteriori aggiornamenti che aumentino ancora le potenzialità di questo Wiko, perché la strada intrapresa è quella giusta. A voi la scelta in base alle vostre esigenze. Per questo Versus è tutto, un saluto da Alessio Cinabro per androidblog.it.